Questa mattina il Profrag ospita un evento singolare, la Scuola dell'Agricoltura, e naturalmente qui con noi c'è il preside Alessandro Turchi. Una bella iniziativa. Assolutamente una bella iniziativa per merito della Prologo di San Mango Piemonte. È un progetto in effetti che per noi si entra nel solco della nostra tradizione di valorizzare le risorse del territorio. La mela annurca sicuramente è una risorsa del territorio ed è bello che poi coinvolga anche più generazioni, perché coinvolge sia gli studenti che le persone anziane questo progetto, perché gli alberi saranno adottati poi, e quindi è un progetto anche sociale, quindi coniuga insieme la socialità, l'eccellenza del territorio, la valorizzazione di questo nostro bel territorio, di questo prodotto, quindi è un ottimo progetto. Oltre al Profagri coinvolge anche l'Istituto Comprensivo di Ogliara ed è una bella soddisfazione fare questa mattina l'avvio di questo meleto meraviglioso. Serve innanzitutto a sensibilizzare sulla rifunzionalizzazione dei nostri territori in base alle produzioni tipiche, in questo caso la mela annurca, ma può essere anche altro tipo di produzione agricola. Poi la cosa bella è che questi alberi verranno adottati da bambini e da adulti, da nipoti e nonni, in modo tale che ci sarà anche lo scambio intergenerazionale di saperi e di sapori ovviamente. Un progetto meraviglioso, molto importante, si parla di agricoltura della mela annurca che tanto il GAL porta avanti nei suoi progetti. Sì, intanto ci fa piacere esserci perché siamo precursori sul territorio, sull'area vasta dei Vicentini, nel promuovere l'agricoltura come fattore di integrazione sociale, e quindi vediamo che con piacere, anche grazie alle diverse iniziative che abbiamo fatto, si stanno implementando dinamiche concrete, progettualità concrete che vanno nella direzione di interpretare appunto l'agricoltura come un grande fattore aggregante di socialità. Poi insomma mi fa anche ulteriormente piacere essere qui con la Proloco di San Mango Piemonte, con il presidente Nicola Vitolo, perché devo dire la Proloco di San Mango si caratterizza nella realtà della nostra provincia tra le più efficaci, attive e dinamiche. L'iniziativa che stanno portando avanti ha dei risvolti di estrema concretezza, non solo il contesto generale, appunto l'agricoltura come fattore di socialità, ma poi nello specifico, ed è anche qui un lavoro che va dato merito alla Proloco di continuità nel tempo, di promuovere un'eccellenza del territorio che ha un marchio di qualità collettivo comunitario, un'indicazione geografica protetta, e devo dire la Proloco in continuità non perde occasione per favorire l'affermazione sul contesto territoriale, in generale sui mercati, di questa eccellenza. E poi il valore simbolico di mettere a dimora degli alberi, in questo caso degli alberi di mela annurca, perché ha questo significato importante proprio di generosità rispetto al sistema pubblico, l'umanità, e di proiezione nel futuro. Proiezione nel futuro perché quando si pianta un albero, come dire, c'è l'ottimismo di aspettare poi che negli anni ci dia i frutti, e quindi già questo è un segnale di ottimismo e di proiezione nel futuro. E poi quando si pianta un albero, lo si pianta sicuramente per la produzione, quindi per il ritorno economico, diretto, per il valore che può generare, ma anche la sua funzione complessiva, ecologica, che ci garantisce servizi ecosistemici, gli alberi in generale, tutti, quindi anche le mele annurche, assorbono l'anidride carbonica e ci restituiscono ossigeno, hanno una funzione importante per la vita e per il benessere dell'umanità. Quindi almeno 4-5 fattori positivi convergenti in questo sforzo e di questa grande progettualità che ne va dato merito, in particolare alla Proloco e al suo presidente.